Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, Sì, vediamo. Ciao. buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Antonella. Dimmi. Senti, il fatto che ti ho detto che te riservi e butta sul telefono, se, perché non ti accetti una critica, voglio dire. No, c'è un certo tipo di critiche che non Le accetto. offese, diciamo. Ma non tanto le offese, ci sono delle cose un po' particolari, c'è un certo tipo di provocazione che ogni Beh tanto si no, la mia ripresenta. non No, è una ma non ti, ma provocazione scherzi, ma comunque. dimmi. Se è una constatazione, cioè Dimmi. mi sia la prima volta che ti chiamo perché so casa, perché di solito ti ascolto dal posto di lavoro. Però un'idea che mi sono fatta, diciamo, è che oltre a una critica alla religione cristiana, non sai che te proponi qualcos'altro, ti capisco. Non ho sentito, voglio dire, un discorso di proponimento di qualcosa. Sento solo critica a questo, capito? Il crogiolo lo hai sentito quando lo leggo, no? Sì, te l'ho detto che te l'ho sempre ascoltato. Diciamo che Poi, l'unico giorno sei un po' perché ho aperto la radio in sì, il ritardo. crogiolo lo hai sentito e hai sentito anche la lettura di libri che faccio la sera fra le 7 e le 8 Beh, diciamo della che religione verso romana. sera c'è un po' più fatica. Cioè, Comunque, cioè, voglio dire, no. sei in dubbio che su certe cose te puoi avere ragione, capito? Perché cioè, non sai che se devo parlarti una che sei in chiesa tutte le domeniche, voglio dire. Però penso che oltre alla religione cristiana, cioè che sei anche all'islamica, che sei Sì. fondamentalisti, che sarebbe tante cose da dire, voglio Posso dire. chiederti una cosa? Ad esempio adesso siccome che sono abituata in genere a guardare la componente umana del singolo individuo, Sì. diciamo, più che guardare se lei è un cristiano, se lei è un musulmano, cosa o come. Mi ad esempio quel giorno che si parlava di Madre Teresa di Calcutta, che si è stata definita la macellaia, Sì. Sì, la macellaia dell'India, sì. ecco, mi lo trovavo un po' ingiusta, diciamo, sta definizione, perché mi sembra che tu ti sin da ora certe nozioni solo da dei fonti che partite va ben qui, Ma capito? l'importante Perciò è che. mi vorrei dirti, aspetta, siccome che Sì, chiamo a Vicenza, dopo magari te mi ok, rispondi se non d'accordo. ti Va dispiace. bene, Vorrei che magari ti andassi tore anche certe informazioni anche su altre fonti, capito? Perché mi ad esempio ho letto il libro La città della gioia di Dominique Lapierre, che lì c'è una storia dell'India che non c'entra niente Madre Teresa, ma che comunque leggendo quello puoi farti capire anche come che Adona è la possa avere fatto certe robe, cioè tipo mi riferisco al fatto che non sterilizzasse gli aghi prima di fare punture, come che si è stato detto quel giorno, mi ricordo questo e sì, altre esatto. cose. Cioè voglio dire che c'era di che situazioni ha, perché Dominique Lapierre, quello che ha scritto La città della gioia, cioè lui ha vissuto, capito, ha vissuto anni prima di scrivere questo libro, e cioè che c'era di che situazioni, voglio dire, che stupirsi che non venga sterilizzato un ago, voglio dire. È Indubbiamente, assurdo, capito? indubbiamente questo. Questo è Ecco, indubbio. qua tutto quello che volevo dirti, insomma, ti ringrazio che non ti ho mai Grazie buttato sul a te. telefono, No, anche se queste robe non le ho c'era butto una giù, non ti critica mia. preoccupare, scherzi. Ok, va Grazie, bene, ciao. ciao. Allora, cominciamo un attimino a fare un po' di pulizia. Quello che hai detto tu, Antonella, lo posso condividere quasi al 100%, non c'è problema. Quello che non ci capiamo, e anche tu fai fatica a capire, ma è un po' la caratteristica di questa trasmissione, non riuscire a capire il senso di quello che io dico, ma perché so la difficoltà di comprendere il discorso che sto facendo. È un altro, cioè le persone non sono bestiame di un gregge, cioè uno non può andare a dire io vado a fare del bene, perché nel momento stesso in cui uno dice io vado a fare del bene, non sta facendo altro che la distruzione di un sistema sociale. So benissimo quanto sia difficile capire questo concetto. Il concetto è questo: ogni sistema sociale, ogni gruppo di uomini cerca di fare il meglio per sopravvivere nell'ambiente in cui si trova. Sopravvivere nell'ambiente in cui si trova si paga un prezzo che è altissimo. E ogni volta che avviene una trasformazione in un sistema sociale, c'è sempre un prezzo altissimo da pagare prima che le cose prendano una via decente, una via pulita. Bene, se arriva qualcuno a fare del bene, altro non fa che a mantenere le cose cattive, le cose brutte, le cose di miseria, senza che queste si eliminano. Cioè, praticamente non fa altro che a nutrire la miseria, fare in modo che la miseria si nutra. Peggio ancora quello che fa la Teresa di Calcutta, che usava questo tipo di operazioni proprio come grimaldello per portare il cattolicesimo in India.
e non aveva nulla di bene o di buono, cioè non c'era una propositività nelle cose che lei faceva, non c'era una via, io aiuto il tizio perché il tizio può guarire, no, io aiuto il tizio a morire, se il tizio può essere guarito, come c'era il caso del ragazzino, non va portato in ospedale. L'ospedale vero, no, che i suoi non sono ospedali, non va a portare, anche se bastava una piccola operazione di 5 minuti, una piccola cosa, un po' di penicillina per farlo guarire, non glielo si dava, non si portava, perché altrimenti bisognava farlo con tutti. Attenzione al concetto, eh. Allora, quello che sta male, che poteva anche guarire portandolo in un ospedale vero, cioè un ospedale indiano vero, non lo si faceva perché altrimenti bisognava portare anche gli altri quando era possibile. Cioè, già che chiariamo questo, quelli non sono ospedali, quelli sono dei mattatoi in cui la gente viene portata per morire e usati all'interno del sistema sociale. Vado avanti e poi ti dico ancora. Pronto? Sì? Parla gamma 5. Sei gamma 5? Sì, sta attento per annotarsi per due persone per domenica, è Gioca possibile? telefono Dea 700 777. 700 777. Ok, sale, Grazie. ciao. Trattare queste cose come degli ospedali è qualcosa. Io capisco benissimo, io capisco il sentire delle persone, cioè le persone hanno una loro sensibilità che vorrebbero che tutto il male che esistesse in questo momento sparisca all'improvviso, perché questo male, siccome esistono le linee di tensione e il dolore si trasmette fra esseri viventi, bene, volenti o nolenti, sia che lo si senta sia che non lo si senta, si vorrebbe che ci fosse qualcuno che intervenga, ed ecco il Gesù che viene dalle nuvole a destra del Padre che con colpo di bacchetta magica fa sparire tutti i cattivi, ed ecco Dio che fa il miracolo, ecco la Madonna che ti appare, che ti fa. Queste cose non esistono, non esistono queste cose. E quando qualcuno va a fare queste cose in India, cioè l'italiano che parte per l'India a fare queste cose, non fa altro che costruire la miseria. E questo è il concetto fondamentale, è un concetto chiave. L'altra cosa, dici, io non propongo niente, io propongo moltissime cose. Intanto la critica è un modo per proporre, cioè se io critico questa cosa significa che questa cosa non deve più essere. Secondo, io propongo anche delle cose in positivo, però capisco la difficoltà di riuscire a comprendere questo. Un attimo. Pronto? Ma Dimmi. dovevo replicare a quello che ti hai appena detto. Va bene. Cioè, proprio a proposito del fatto che ti hai detto che andava a portare il cattolicesimo, questo invece a me non mi risulta, capito? Perché a me mi risulta che Madre Teresa, cioè, ea sì per carità, ea la vedeva in ogni uno il volto di Cristo, però ea l'aveva appeso nella sua stanza, vicino alla sua stanza. L'aveva appeso il quadretto con tutti i vari dei, diciamo, guarda, proprio nel rispetto della religiosità di ognuno. E vorrei guarda ricordarti che è un anche che quadretto. ai funerali di Madre Teresa di Sì. Calcutta, Sì. per la prima volta si è unito tutte le religioni del Ma mondo. sì, ma indubbiamente sono d'accordo con te, cioè non ti Perciò, contesto questo. cioè, quello che mi sembra è che proprio ti te dici quello che te lesi, ma solo nei libri che sei conforme al tuo modo di pensare, capito? Allora, io uso i libri, non mi faccio le idee sui libri, cioè io uso i libri per definire le cose. Ecco. Io non studio e dopo mi faccio l'idea. Io prima vado a vedermi le cose e poi cerco come esprimere quello che io Sì, ma vedo. non mi sembra che ti te vai a vederle, cioè, mi per dire. Facciamo un'ipotesi, la politica, capito? Per farmi un'idea della politica, Sì? secondo me, mi leso giornali di sinistra, giornali di destra, No, giornali di io non centro faccio così. e in base a Ma tutte le nozioni cerco di no. trarre il mio giudizio È sbagliato per personale. me, è sbagliato. Cioè io affronto la vita e a seconda dei problemi che ho davanti vedo qual è la soluzione possibile, dopodiché vado a informarmi chi è più vicino a quella posizione. Però prima affronto la vita, cioè è la vita che mi dà come io mi devo comportare, non le Ma idee. Insomma, d'accordo che sia vita, vedi ma che già cammina mi sia cambia. vita che mi Però, dice come che vado a comportarmi. allora perché ti vai a leggere sui giornali per riuscire a capire Ma quale sia. questo è un organo di informazione, c'è un Ma questo. esempio che posso darti. Da fin dei conti quello che ti dici prima di ricevere telefonate, anche a te dai dei dati da cose che te leggi, voglio dire. Sì, ma io prima sono andati a vedermi. Io prima ho concepito l'agguato, Ma prima sì, ho sono da vissuto, mi so. vederti sia da Io quei che sono de... 20 anni che faccio l'apprendista stregone.
Per cui ho tutta una serie di nozioni che non le posso dire, se no sono matto. Cioè, se io certo usassi, che dopo vent'anni di apprendistato dovresti essere passato operaio, no, è una battuta. No. Un attimo, un secondo prima di morire. Ma al di là di questo, io prima vado a vedermi le cose e poi cerco di capire come funzionano quei meccanismi. Non faccio il contrario. Cioè, non è che io sia uno studioso, un universitario, che ha letto 50.000 libri e si fa un'idea. Io vado fisicamente, mentalmente, emozionalmente, psichicamente a vedermi le cose. Dopodiché, siccome non voglio passare per matto, vado a cercarmi come queste cose vengono descritte e come si possono comunicare. E essenzialmente i meccanismi, non la verità. Sì, però il fatto che ti, ad esempio, te che parla di Madre Teresa nel modo che te che parla, c'è una dimostrazione che le tue ricerche te che fate prevalentemente... No, perché quello che arriva dall'India è orrore, cioè quello che arriva dai missionari, dall'operazione dei missionari, è un'onda di orrore, è un'onda nera. E allora, come per riuscire a capire perché da là mi arriva questa onda nera, devo capire, superare quello che è l'immagine, la rappresentazione, la propaganda, e riuscire ad andare a capire dove sta la radice di quest'onda nera. E questo è che devo fare. Io non posso dire l'Asia è un'onda nera, però mi dice che sono matto. Allora devo andare a capire, cercare di capire quali sono alcuni meccanismi per riferirli. E allora, anziché andare a dire operazioni di stregoneria, se no avevo fatto passare per matto, vado alla ricerca di dati che mi danno la spiegazione di quello che percepisco. Ma i tuoi dati, sei tu sicuro che sia sempre esatti? Sì, sono esatti. Sai perché sono esatti? Perché a me da questi dati non ricavo niente. Cioè, non è che ci guadagno a dire queste cose, non è che a me non ne ricavo niente, cioè, sui dati che sono dirtemi, ad esempio, su Madre Teresa. Sì. La roba è che, cioè, mi diciamo no, che dai dati che mi... ci ricavi la sensazione di qualcuno che pensa. Capisci? Penso che te sbagli. Cioè, sì, davvero. Non sei per niente, ma c'è sempre... mi non sei che penso che Madre Teresa adesso è morta, che pensa a mio cosa è una santa o cosa o come. Guarda, seguito che vado solo a componente umano, sì, quello che ha sta ma in non vita. C'è componente umana. Cioè, la componente umana ti dice che se un sistema sociale ha delle cause che producono la miseria, tu vai a rimuovere le cause, affronti le cause. Ma ora secondo te è meglio assarli nella miseria che la gente ha chi si guazza nella sua miseria? Il problema è questo, cavandoli fuori dalla vista delle persone, lei li ha nascosti. Cioè, se la vista delle persone le aveva sotto gli occhi, le persone potevano pensare a sistemare la situazione. Se invece, cavandoli fuori dagli occhi, era che si serviva come uno strumento, però l'aveva messo in pace le coscienze. E questo è l'onda d'orrore, perché così si riproduce continuamente la miseria. Cioè, anche se 100 persone arriveranno in miseria e morire da fame, che c'è sempre Madre Teresa caduta. Sei in dubbio che ogni persona che fa qualsiasi cosa per gli altri, capito? Che sia gente di fede o comuni mortali, che non ha mai spartito niente con nessuno, sei comunque in dubbio che ogni persona che fa qualcosa per qualcun altro lo fa innanzitutto per se stessa, capito? No, lo fa solo per se stessa. Ecco, per una gratificazione personale, per comprarsi il paradiso, per... questo sei in dubbio, capito? Però bisogna anche calcolare che qualsiasi sia la molla che muove il desiderio di fare qualcosa, quello che viene fatto è sempre a fin di bene, no, voglio dire. No, è la persona che lo riceve. No, e tu stai ancora guardando le cose con lo sguardo rivolto al passato. Cioè, praticamente tu dici... Il volontariato, no, tu dici c'è la miseria, qualcuno fa qualcosa. Questo è avere lo sguardo rivolto al passato. Invece, se tu lo guardi al futuro, no, giri lo sguardo e guardi al futuro che ti viene incontro, vedi che quella cosa che viene fatta a fin di bene, in realtà viene fatta per mantenere la miseria. Ma devi girare lo sguardo e guardare il futuro che ti viene incontro. Ma ora ti, cosa sei che te proponi, ti che te critichi, girare lo voglio sguardo, dire questo... Di girare lo sguardo. Critichi questo modo di fare. Io cosa sei che ti proponi in alternativa? Di girare lo sguardo. La libertà tua, cioè se tu costruisci la tua libertà, questa tua libertà che costruisci, affrontando le cose, chiamando le cose con il loro vero nome, praticando l'agguato, la foglia controllata, cioè praticando quelle cose che io ti ho detto, tu trasferisci la tua libertà e la tua volontà nel sistema sociale. E questo arricchisci il sistema sociale perché vai alla ricerca ma delle cause. Ma puoi farlo in un... te puoi farlo tipo, posso farlo mica, vivemo in un
in un ambiente diverso, perché avevamo una cultura diversa? No, ma no. Quando dite cominci andare in posti gli africani lo hanno sempre fatto, gli indiani d'America lo hanno sempre fatto e gli indiani dell'India lo hanno sempre fatto. Dopo sono arrivati i cattolici, chiaramente hanno sfruttato alcune debolezze che c'erano, le hanno giocate e hanno aumentato la miseria. Se tu ti prendi in mano i livelli di vita dell'indiano d'America prima dell'arrivo dei bianchi, no? E cosa ha fatto? Non ho letto i miei libri sugli indiani d'America. Ti prendi un testo sugli aborigeni australiani, come viveva, ti tieni presente che una donna aborigena, no? Nel 1500 per il lavoro necessario che svolgeva era di circa un'ora e mezza al giorno. Le donne europee il lavoro necessario era di 16 ore al giorno. Per cui erano massacrate le europee rispetto alle aborigeni, però i cattolici con i loro missionari hanno distrutto i livelli di vita. Questo vale per l'India, vale. Questo non significa che i sistemi prima era meglio, noi fosse criticabili, però l'idea del cattolicesimo di distruggere la vita delle persone è un'idea estremamente radicata. Ma se questo che Mino non condivido, capito? Perché sono d'accordo sul fatto che i cattolici che ha fatto un desio, voglio dire, capito? Sono pienamente d'accordo. Però mi voglio dire che se guardiamo ben intorno, non che se solo la religione cristiana che ha combinato. È vero questo, dovrei essere un po' più ampio il tuo. Allora, mi sembra di aver detto chiaramente. Allora, l'altra volta, fra le 7 e le 8, quando ho parlato dei nemici della stregoneria, ho detto che io affronto i cattolici, però i cattolici sono espressioni delle religioni monoteiste. Le religioni monoteiste sono espressione della pulsione di morte. Allora, il mio primo nemico che ho in questo momento sono i cattolici. A livello spaziale sono tutte le religioni monoteiste, tutte le religioni che mettono in ginocchio, e ancora più ampiamente ancora è la pulsione di morte, cioè il possesso delle persone, la distruzione del divenire delle persone, di cui le religioni sono espressione. E dopo ho un altro nemico ancora. Questa è la mia gerarchia dei nemici. Però in questo momento io davanti ho i cattolici, io ho un paese cattolico. Per quello te dici che te fai, certo. Perché te vivi in mezzo. Posso fare anche con i musulmani, ma meno vivo in un paese musulmano. Beh, diciamo che ormai siamo dovuti andare verso una civiltà multietnica, perciò con tutti gli extracomunitari che... Però se passi i meccanismi che sto dicendo, cioè i meccanismi che sto dicendo io si radicalizzano, le persone sono pronte per affrontare qualsiasi monoteismo, ma anche il buddismo tibetano, anche il buddismo. Il buddismo che non è una religione. No, ma c'è la strutturazione, sia in Birmania che nel Tibet, stanno strutturando, anche in Corea del Sud, e anche in vari posti, la stanno proprio strutturando come a livello di cattolici. Cioè, anche se le immagini e le rappresentazioni sono diverse, la filosofia è diversa, la stanno strutturando proprio a livello di religione patrona, proprio per controllarsi. Comunque, intanto adesso ti ascolto sul serio perché sono da Vicenza. Ma ormai se ormai vignerò un martedì, va bene, qui, così faremo una bella baruffata. Va bene, d'accordo. Va bene. Dai. Ok, ti saluto, ciao. Il tempo è volato, abbiamo solo pochi minuti ancora. Allora, la beatificazione di questo criminale croato. Vediamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Sì? Radio Gamma, dimmi. Io sono Titti. Dimmi. Allora, non ho mica capito niente, sai, di quello che hai detto. Perché il discorso è che io non è che ci creda, io non sono assolutamente una credente, però direi una cosa, che mi sembra che tu sei inquadrato. Mi sembra che tu hai le tue idee, però personalmente non te mega spiega niente fin adesso. Va bene, ma guarda che è abbastanza normale questo. No, non so se mi sia la normale o normale ti senti, non capisco mica qua sei tu. Perché insomma, va bene tutto, ma a un certo punto penso che una persona se vive a sua terra al manco... Qualcosa era da fare, ma mi pare che ti, a un certo punto, non ti è comodo a far niente. Non mi è comodo a far niente? Cioè, in che senso non mi è comodo a far niente? Sì, non mi dà questa idea qua, sei tu. Ti mi pare di essere, ti del Dio, e gli altri poveretti del cavo. Va bene, ti ringrazio. Se questa è la tua opinione, va bene, cioè, Però, che da Dio, a mia opinione, mi faccio un bel castello di sabbia, che ti capisco. Indubbiamente. A un certo punto a me personalmente, di quello che è la tua idea, a me non riesco a capire che vuoi dire, sì che non sono mica neanche per niente credente, però ti noto che hai nessun punto fermo. Va bene. Vedo che pio. Sì, infatti non ho nessuna verità, è vero questo. Almeno questo l'hai capito, beh, già è una bella roba. Ecco, però il discorso è che
che non è no, che non ti gabbi nessuna verità, mi ne sa che piscina, pedina, che tu capisci. Sì, di un gioco più grande, beh, indubbiamente. Sì, sono d'accordo con te. Che tu capisci? D'accordo. Dopo pensa che sono, che ti ho dito, ma per mica di sto discorso d'accordo. Qua. Ok. Va grazie. Bene? Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Buonasera. Buonasera. Perché ti dà continuamente ragione a questa signora? Perché ha delle... lei ti ha detto delle cose, sì, tu va bene, sì, indubbiamente. Perché ha una sua soggettività, okay. Perché sta proiettando una propria soggettività. Io davanti alla fede e alla violenza fisica non sono in grado di far niente, cioè sono impotente. Cioè se lei è convinta... Scusa un attimo, perché io sono al telefono, allora... Secondo il mio punto di vista tu sei niente e nessuno, no? È vero. Vuoi inculcare qualcosa in testa agli altri, bene, però sappia che la verità non ce l'hai tu e non ce l'ha nessuno, ecco, e che comunque mi meraviglio molto che Gamma 5 continuamente abbia dei personaggi come voi in quella radio che non insegna e non fa imparare niente. Ciao, ciao, ciao. E questa telefonata è stata buttata giù. Perché? Perché la radio si rispetta innanzitutto. Allora, chiariamoci una robetta. Io davanti alla fede e davanti alla violenza fisica sono impotente. Perché questo? Perché la fede è quella che sono le convinzioni soggettive di una persona. Se una persona ha delle convinzioni estremamente radicate, estremamente precise nel guardare la vita e nel costruirsi un'idea di una cosa, io non posso andare da quella persona e guarda che ti te sbagli. Cioè, io non sono qui a cercare adepti o a cercare seguaci o a fare menà e sto genere. Io sono qui per comunicare un pensiero, comunicare un'idea, che venga capita o che non venga capita. Io cerco sempre di sforzarmi di far capire, però se poi non viene capita io so benissimo a che livelli di distruzione è arrivata la pulsione di morte, per cui non è che mi preoccupo più di tanto. Questa trasmissione è fatta per quelle persone che cercano qualcosa. Le persone che sono credenti, che hanno idee diverse, hanno altre trasmissioni a loro disposizione, possono dare quelle altre trasmissioni. Non mica tutte le trasmissioni devono essere fatte apposta per le persone che hanno una certa visione. Questo è scorretto, cioè è scorretto tentare di appiattire tutto su se stessi. Vediamo l'ultima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Niente, io a me dispiace che ci sia questo accanimento da parte sua nei confronti di certe cose, di certe idee che non sono le sue. Scusa un attimo, c'è qualcosa che non quadra qua. Parlo da non cattolico, Non riesco a... Pronto? Sì, però parli pure, dai. No, dico, a me dispiace che ci sia questa forza, questo accanimento contro un pensiero religioso che potremmo anche dire che non fa per noi, però io credo che con il linguaggio che viene sempre usato in questa trasmissione da lei non ci sia rispetto. Ah, vabbè. Per me è la vita importante, non tanto il pensiero. Sì, ma io credo che la vita è fatta anche di rispetto, delle idee, del pensiero. No, lei sta chiedendo sottomissione, non rispetto, che è diverso. No, è così. Quando si usa, anch'io posso dirle lei un pazzo, quindi... Sì, ma mi va benissimo, lo dica. No, io non lo dico, io dico solo che secondo me non è il modo di condurre una trasmissione questa. Va bene. E poi, un'altra cosa, la sensazione che io avverto... Da un punto di vista proprio di trasmettere certe informazioni, perché lei è padrone di farlo, perché giustamente è padrone di farlo. Però capisco che non è frutto di esperienza, ma lei sta leggendo dei libri e delle nozioni. Cioè è un nozionismo più che un trasmettere... Va bene, d'accordo. È la sua opinione, però non la sua non si alteri. Ok, arrivederci. Pronto? Ma lei è una maiala che ha servizio sarebbe. Aspetta un attimo. Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. Insomma, tu si dai avanti su. Cioè, ti ricordi se voglio fare un lavoro interiore, no? E allora voglio dire, perché dobbiamo accettare solo quelli che dice le cose che ne va bene? Questo è molto facile. Cioè, voglio dire, adesso mi dico, per esempio, dirò fra poco una cosa che fa venire i peli dritti a una cosa qua, al camito, Claudio. A Claudio, no? Però è una delle cose su cui la gente che crede, ma anche senza lavaggi del cervello, su cui si è fatto. Per esempio, mi dico, se mi do da perdonare un amico che mi ha fatto del male, ma è molto semplice.
c'è il nemico che è lì che mi sarà molto difficile perdonare. Quindi voglio dire, se mia uno a radio, se devo dirmi una roba che mi dà fastidio, che mi mangia il stomaco, che non lo devo solo ringraziare di questo, perché se tramite queste cose qua che noi possiamo crescere, sicuramente non tramite, cioè se mi sono comunista, è ovvio che andando a sentire un comunista dico, ah, che bene che mi sento. Cioè, se vuoi sentire fascista, dice cazzi perché ho il stomaco che sta rimuovendo, ma che lì dove che ti cresci? Non ascoltando quelli che ti pensano come te. Vabbè, scusi, mi sono sfogato un attimo. Ciao. Vediamo l'ultimissima telefonata. Pronto? 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 Sì? Ascolta, anche questo signore ti ha detto perché ti devi incazzare tanto. Se ascolta e cresci anche te come sono cresciute le persone che da tanti anni ascoltano Gamma 5, perché mi hai messo giù il telefono? Perché non mi piaceva il fatto che tu riduci tutto quanto a una trasmissione che ti no, piace o che non ti piace. No, ma stai scherzando? Tu non puoi, è violenza quella. Hai avuto la possibilità di mettermi giù. Certo, e non allora sei altro che un disonesto. Allora, perché mi hai messo giù il telefono? Allora scusa, perché il radioascoltatore deve insultare? Questo non se lo può permettere. Allora, cominciamo questo. Distinguiamo sempre il concetto fra rispetto e sottomissione. Chi gestisce campi di sterminio non ha diritto al rispetto. Chi gestisce la distruzione della vita non ha diritto al rispetto. Quando queste persone chiedono il diritto al rispetto, in realtà chiedono sottomissione, e questo non è assolutamente accettabile, questo è effettivamente da rifiutare. Bene, io qui chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, non vedo Mario, ma non è importante, la trasmissione è finita, sono ancora qui a prendere qualche telefonata al limite, vediamo un attimino, metterò su un po' di pubblicità. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, sono Claudio Simeoni, alle ore 19 sarò ancora in trasmissione. Arrivederci, grazie di avermi ascoltato, grazie di avermi sentito e ci sentiamo alle ore 19.